No, no, ragazzi, no! C'è sta il crostaceo. Oh mio Dio, mi sai! I've been feeling like... Ciao gente! Ciao gente, ciao infamacci! Infami! Sì, ma non ve lo ricordate che avete fatto, eh? Guardate! Se raggiungiamo quanti mi piace? 300! Meglio, vai, puntai l'alto, così non lo raggiungeremo mai! Se raggiungiamo quanti mi piace? 300! Vai, puntai l'alto, così non lo raggiungeremo mai! Per colpa vostra, in brevissimo tempo, non solo abbiamo raggiunto i 300 mi piace, ma anche i 400. Perché? Perché vi siete sbrigati a far mettere like agli amici, ai nonni, ai cani, pure i cani. Avete fatto account pure ai cani. Cioè, allucinanti like. Siete. Siete degli infami. Quindi oggi ci tocca andare a comprare di nuovo quelle schifezze. Però, tuttavia, non saremo soli. Abbiamo invitato la nostra hater numero uno con la scusa dell'epifania. Un pranzo domenicale in famiglia, tra di noi. E le abbiamo mandato anche un audio. Sistemati che ti dobbiamo presentare a qualcuno, ok? E a chi dobbiamo presentarla? Voi. A voi, mi sembra ovvio. Ovvio, lei ovviamente non sospetta non nulla. Non sospetta nulla, ci vendicheremo con lei. Andiamo a comprare le zozzerie da farle degustare. Così ci pensa due volte a mettere like a Canita, a condividere il video solo per farci assaggiare queste schifezze. Questa volta le assaggi tu. Eccolo il reparto con tutta questa schifezza. Ricordiamo gli spaghetti già assaggiati, gli alfaghetti già assaggiati, i bifaroni già assaggiati. E questa volta cosa prendiamo? C'è poca scelta, devo dire, in questo Dollarama, però prendiamo spaghetti o franco-american. Devo dire che... Va bene. Va bene. Poi prendiamo questi qui che sono i ravioli. Del nostro amico? Del nostro amico Chef Boyardi, che sono una garanzia ormai. E adesso ci dobbiamo spostare da Walmart per vedere se ci sono altri tipi, perché questi sono solo due, ce ne servono altri due. Dobbiamo trovare qualcosa di perfido, qualcosa... Sì, è troppo buono quello che abbiamo preso finora. Questi qua, spaghetti e meatballs, che sono... Tipico americano. Spaghetti e meatballs e poi venite... Gli zoodles. Ma che roba è? Se ci piacciono tanto i ravioli, ho deciso, prendo il pacco grande di Chef Boyardee. Guarda, forse dobbiamo sbrigarci che sta arrivando. Ci sta aspettando. Chi è? Ma che è davvero? Ciao! Ta-ta-ra! Dai, vieni, vieni, vieni. Dai, vieni. Ciao! Ciao! Che bella! Procedi, vai, vai, io vai. No, che anche se ti fuori in testa. Vai. Vieni, vieni, esatto, dai. Da... Al centro. Vai. Vai. Buongiorno. Ma cosa state facendo? Vi odio tantissimo. Niente. Vi detesto. Perché devo fare sta cosa? Mi avete incastrato tantissimo, vi odio. Serena. Serena, sei grazie pronta? Tutto. Grazie di essere venuta qua. Ci troviamo pure sistemata. Come bella. Vai? Perché dovevamo presentarla giustamente a voi. A voi. Allora, perché noi ti abbiamo invitato qua per pranzo, giusto? Sì, per colata la focaccia. E cosa si fa a pranzo? A pranzo sì? No. Sì? No. Ah, no. Mangia. Mangia, ok. No. Hai mangia. Fame. E cosa mangiano tipicamente gli italiani a pranzo? Okay. Pensavo mi facesse cosa fare mangiano? Cosa? Fare il test delle schifezze. No. No. Ma che... momento di... Cosa mangiano che gli italiani? Cosa mangiano gli italiani? A pranzo. Pasta. Pasta. Perfetto. Vado. Vai Federica, grazie. No. Ah. No, perché vi allora, per... dobbiamo fare anche una premessa. Non hai anche tu... messo like su quel video per farmi raggiungere, mannaggia. Non voi. L'hai messo? No, bugia. Cioè, non hai messo like. Ma a come? Quello... No, perché sennò sapevo che sarebbe finita così. Avevi detto, avevi detto che l'avresti condiviso. Sì, però poi sono stata buona e non l'ho fatta. Invece guarda come mi ritrovo adesso al prossimo. Carina, la nostra hater numero uno. Ormai stai qui. Ma cosa, non è vero? Non... Senti, commenti sempre, poppe minne. E non è colpa mia. Vabbè, dai, ormai le tocca. Vediamo se sei stata fortunata. Non ho più fame. Mi spiace. Ho già mangiato. Allora dai, guarda, sei stata fortunatissima. Ravioli
al manzo di Chef Boyardee, Chef Boyardee è molto buono. Una garanzia. No ragazzi, sono quelli che ho buttato via tenendo il guanto con cui ho pulito casa quando sono entrato. Non li volevo neanche toccare. Allora, guarda, questo spettacolo, spaghetti oh. Oh. Cioè che tu li mangi e fai... Oh, che merda. Oh, oh. Ma attenzione, la cosa più bella è... No. Senti, senti questo rumorino. Questi meravigliosi. Ah, ridevi, Zoodles. Eh? Lei rideva. Guarda, sugli alfaghetti. Tu adesso sono riso tantissimo. Questi non sappiamo neanche che forma abbiano. No. Cioè, non c'è neanche di... non si sa. Poi, vai. Poi, bella, ultimo, però, eh? Ultimo. Ah, un classico. Classico italiano. Spaghetti e polpette. Tipico proprio italiano. Tipicissimo. Attenzione. Attenzione. Se raggiungeremo 600 mi piace. Quindi. Quindi. Col cavolo che Serena. Serena, Serena potrà vendicarsi su di noi. E scegliere 4 assaggi da farci fare. Allora fai 500. No, no, 600. No, no, 600 che così arrivano. Stavolta. Se raggiungiamo i 600 likes, faremo un altro assaggio e sarà lei a vendicarsi e noi non avremo alcun controllo sulle sue scelte. Vado a scaldare. Sì, farò la mia vendetta. Mi è capito nell'altra. Se arriviamo ai 600. Non ci arriverò. E ci arriviamo. Andiamo a scaldare le... Questo neanche si muove. No, raga. Questo è compattissimo, cioè questo è compatto. Ci sono le polpette. Le polpette sono dense. Andiamo a scaldare, va? Ho paura. Adesso qua è di rito, si prende la forchetta e fare si va pa, si va pa. Certo. Cose. Da cosa iniziamo? Secondo me iniziamo dal meglio, ovvero no. Chef Boyardee. Con il raviolo ripieno di carne e sugo. Bene. Molto buono. Siamo pronti? Si è stato tutti insieme, eh? Tutti insieme? No, 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 no. Prendi quello grosso. Prendi uno intero. 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 Serena, intero. Guarda, tu 3, piatto. 2, 1. 1. Non mi piace. Aspetta, aspetta. Dove hai? Non mi piace proprio. Moscio, sembra il mocciolo. No, del non cammello. Mi dire che sembra mocciolo. Sembra mocciolo, però. La sì, consistenza... sembra mocciolo. La consistenza del mocciolo. Chef Boyardee, che mai fatto? Terribile, questa cosa è terrificante. Cioè, questo era il più buono? Secondo assaggio. Bocciato. Bocciatissimo. Sta pulendo pure la forchetta come se no, è che cambiasse qualcosa. No, è che non è tutto uguale. Ho capito, ma non voglio prendere di nuovo il suo un po' schifo. Spaghetti oh. Ecco, a te Serena, buon appetito. Se poi se fossero romani sarebbero gli spaghetti au. Au. Oddio! No, come sei fortunata, mia mamma. Sono simpatici. Ma qua non lo prendiamo tipo un cucchiaio, così prendiamo bene anche il sugo. Mi è piaciuta questa idea. Perché molto volentierosa, giusto? Spaghetti o. Devo stare zitta. Devo stare zitta. Cucchiaio. No, poi sono più piccoli e più grossi. Mamma mia. Ragazzi, prendete un po' di sugo, non barate, eh. Lui parla. Guarda perché è già sulla montagnetta. Cioè. Ale, però prendi più pasta. Ecco, così. No, Serena. No, Serena, di più, No, di più il È la vendetta contro così. Gli haters. Guarda, oh. Così. Ma no! Ma io ne ho di più. È caduta. Cioè il passaggio. Ammazza tu tanti, Serena. Ed è 3, 2, 1. Fa schifo. L'ho mandato giù. Io ancora no. Io sì. Cazzo! Allora, questo è il sugo, faceva veramente schifo. Il sugo, cioè, questo gusto di formaggio acido. Che cos'è? È andata lattina. Male. Lattina. È lattina. La pasta metallo. La pasta è sempre gusto di metallo. Ma non lo senti viscido? Non so, io ho buttato giù. Secondo me è qua. È tipo pasticca. Qua il peggio è il sugo. Sì, la pasta è sempre uguale, però il sugo è pessimo. Il sugo. Guarda, ti dirò di più. Guarda, senza sugo... No, 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 non lo fare, non lo fare. Senza sugo me ne mangio altri, la faccia vostra. Ma sei serio? Ma perché mi devi zozzare, Maria? Bobo buono. Scusa. Rettifico.
Ma già scrivo pure la pasta. Meno male, no? Vado. Bene. Terzo buono. Assaggio. Terzo assaggio. Volete spaghetti e polpette o gli animali dello zoo? Oddio, è una bella... Mamma mia. Sono indeciso. Sono indeciso. Io ho sentito croc. Hai sentito? La forma. Che cosa sta succedendo? È l'animale dei... Ah, gli animali! Eccoli qua, i zoodles. Che animali sono? Allora, io vedo una specie di ippopotamo, un elefante, bravissimo. Poi? Un gorilla. Un gorilla. Sto inventando, ma che è? Questo è un elefante, chiaro. Questo che cos'è? Una tartaruga? Vedete la tartaruga? Sì, questa è una tartaruga. Ma proprio ci vuole tanta immaginazione. Cioè. Io prendo il gorilla. Ma come due? Guarda io quanti ne so piano. Ah, no. Guarda, io prendo due gorilla. No. Dai! No, fa schifo. No, prendete una cucchiaiata per ecco, favore. Questi qua. No, raga, prendete una cucchiaiata un sugo. Con il sugo. Alessandro? Ecco, guarda. Alessandro ecco. Uguale, eh? Ecco, così. Alessandro? Così. No, di più. Ma dai, è contro di lei, no contro di no, me. No, di più però, pure tu. Tre. Due. Uno. È andata. Ormai mi sono abituata al gusto. Voilà, fatto come gli altri, pasticca. C'è il retrogusto che te frega. C'è sto retrogusto di metallo. E di cereali lasciati nel latte troppo tempo. Brava. Vado a scaldare l'ultimo. Sì, è finito. Sì. L'ultimo. Sono un po' preoccupato però per le polpette. Perché allora, finora... La consistenza è terribile. Va bene. Ma vogliamo leggere gli ingredienti? No. È come quando vedi il cinese. Leggere. Cioè tu mangi ma non chiedi. No, qualcuno mi deve spiegare. Può contenere pesce e crostacei. Sono polpette. Di carne. Cioè, di carne. Può contenere latte o uova, ok? Vabbè. Poi pesce, crostacei, frutti di mare e mostarda. Ecco. Allora è la mostarda che mi frega a me. Ah, certo. È la mostarda. No, ragazzi. Che è un'espressione arricchita. Ah, guarda che bel spaghetto tagliato, eh? Bello. Dove è la polpetta? Non lo so perché c'è. Cioè, non è la polpetta. Comunque sembrano veramente le cose dei cani. Sì, no, sembra la cacchina. che idea che mi ho dato. Guarda, io questo. No, raga, oh, c'è. Guardate io e guardate loro, Non va non riesco bene, Io sono preoccupata per il retrogusto di pesce e crostaceo. 3 salmonella. 2 No! Via! No, ragazzi, no! C'è sta il crostaceo. Oh mio Dio, come sai? Non si manda giusta col bene. Non ce l'abbiamo fatta. Sì. E sono ancora qui. C'è l'aglio. Beh, era meno peggio dei ravioli. Non sono d'accordo. Guarda, ce la battono queste i ravioli. No, i ravioli erano il peggio, raga. Erano troppo. No, beh, ma grazie per questo pranzo. Ora posso tornare a. No, ma la polpetta, ve lo giuro. Fortunatamente non arriverete mai ai 600 likes, quindi non ci sarà la vendetta da parte sua, quindi finisce qua questa serie disgustosa. Sta meditando una vendetta. Non puoi capire. Sì, stavo pensando a quanto ci metterò a fare 200 nuovi account. E noi quindi ci rivediamo al prossimo video, che sarà... Ti vedi i nostri video? Che sarà? Il nostro video sarà... Montreal. Sì, brava. No, devi dire, sarà però... bellissimo. Ah, sarà bellissimo, ma certo. E, strepitoso. E uscirà quando? La settimana prossima. Prestissimo. Uscirà prestissimo. Vabbè. Vabbè. Ciao ragazzi. Ciao, al prossimo come vediamo video. Noi? Non so. Sì che lo so. Come chiamiamo? Vai, fallo tu. Ma non ci arrivo. Casca tutto. Ci rifacciamo un po' la bocca con queste focacce fatte da Serena. Fantastica. Facciamo la torpetta? Cappuccina? No! Stupenda, bravo. Grazie Serena.